Un saluto a tutti i miei follower. Sono al campo di volo per mostrarvi la gestione di una procedura d'emergenza abbastanza pericolosa, la mancanza della trasmittente oppure della ricevente a bordo del drone. L'elettronica installata sul mio FX61 che è in volo in loiter dietro di me, alle mie spalle, è una Pixhawk con Hardplane, quindi Hardpilot, versione 3.7.0. Il computer è connesso al drone via telemetria ed è sotto i box. Dopo andremo a vederlo per la gestione dell'emergenza. Che cosa succede se la radio si spegne per un problema elettrico o di batteria, oppure se la ricevente a bordo del drone ha un problema e la scheda elettronica non la vede più connessa a se stessa? L'elettronica del drone passa automaticamente in una procedura d'emergenza chiamata file safe. Il drone ad ala fissa in questo modo è in grado di tornare sulla home in maniera del tutto automatica e iniziare a cerchiare sul punto di arming, ma rimane in volo. Noi dobbiamo riuscire a portarlo a terra senza la radio. Come fare? Ve lo mostrerò a breve. Ora vi do prova che il drone in volo è pilotato da questo radiocomando, quindi dalla modalità loiter sta effettuando un cerchio, passerò per un attimo in full manual e lo farò volare qui, facendovi vedere il radiocomando in modo che possiate verificare che i miei comandi di pitch, roll e di yaw, perché scusate, di throttle, perché la deriva su questa ala delta ovviamente non c'è, corrispondono effettivamente al drone che sta volando. Quindi loiter, puoi pilotare con la radio in questa posizione, non è molto comoda, comunque farò il possibile. Manual, ecco, Manual. la voce nella Taranis ha detto che siamo in full manual. Ecco la macchina che arriva, do un po' di gas, eccolo qua. Guardate mentre va su, ecco, questa è la prova che la macchina la sto pilotando con questo radiocomando. Bene, faccio un po' di quota, torno su, facciamo uno stallo contro vento, così tanto per far vedere un attimo com'è. Questa macchina è fantastica, è stata bilanciata benissimo, infatti non stalla, piuttosto butta giù leggermente di muso anche in manuale, ma non ha uno stallo fantastico. Non va in vite, niente. Bene, portiamola su intorno ai 70 metri per rimanere nel VLOS. Io sulla telemetria della radio ho l'altezza, siamo a 77, vabbè, poco di più, 80, lo lasciamo lì. 84, ho fatto un po' di quota. Ecco il drone che è di nuovo in loiter, in quella posizione. Quindi ipotizziamo di essere in volo in qualsiasi modalità. Loiter, auto, quello che è. Quindi il drone sta volando. Abbiamo un'emergenza e la radio si spegne. Ma io questa emergenza devo farla diventare realtà, quindi per farvi vedere effettivamente cosa fare, io devo ora spegnere il radiocomando. Sono pronto. 3, 2, 1, off. Guardate, il radiocomando è spento. Per darvi prova che è così, apro il vano batteria e la stacco. Ora il drone è su di noi ed è già entrato in return to launch. Sta effettuando un cerchio di diametro intorno ai 60 metri in virata continua verso destra. Andiamo a verificarlo sul computer. Come potete vedere, questo video non ha tagli, è tutto fatto come se fossimo in diretta per darvi dimostrazione che non abbiamo montato la cosa in maniera opportuna, la stiamo gestendo veramente come se fosse una reale emergenza e lo è, perché il radiocomando è spento, la batteria qua, appoggio tutto qui, quindi per me il radiocomando non esiste più. Questo è un monitor che è collegato ad una piccola cam installata a bordo del drone, che comunque non utilizzeremo per questa procedura, e qui c'è il computer connesso via telemetria. Bene, ora per far atterrare la macchina in maniera automatica sulla pista mi devo spostare in flight plan e
e caricare una missione d'emergenza per farlo atterrare in maniera completamente automatica che avevo preconfezionato. Eccola qua. Vedete, questi sono waypoint fino a questo. Questo invece è il punto di home. Infatti il drone sta cerchiando sopra alla home. Questa missione si può fare anche in altro modo. Io preferisco fare un circuito classico di atterraggio di un aeromobile tradizionale, quindi un sottovento, una base e un finale. Il sottovento verso ovest, la base verso nord e il finale verso est. Ora io devo inviare la missione al drone, l'ho caricata nel plan, ma il drone non sa ancora che deve fare questa cosa. Quindi clicco su Write Waypoint e aspetto, guardo che tutto vada dentro il drone in maniera corretta. Ok, è dato done e all'interno per verifica posso. Ah, scusatemi, ho ricliccato in maniera errata su Ride VP ancora, perfetto, vado in Read Waypoint per verificare se effettivamente la missione che ho spedito al drone via telemetria è corretta. Potrebbe anche dare un errore in lettura, quando la macchina sta volando potrebbero anche esserci degli errori di link tra l'apparato della telemetria, che è questo, e il dispositivo telemetrico a bordo del drone. Invece no, tutto corretto. Bene, mi sposto su Flight Data, vado in Action, scelgo la modalità di volo auto, mi raccomando verificarla, perché se è un'altra sono dolori, se mettiamo in mano ad esempio l'aereo precipiterebbe, il drone precipiterebbe, e al momento opportuno devo cliccare su Set Home, aspetto che il drone vada circa verso sud, quindi a ore 14, ore 15, in modo che riesca a fare una sorta di virata di raccordo e portarsi dritto sul sottovento. Quindi tra poco cliccherò su Set Mode. Aspetto ancora un attimo, ancora un attimo. Deve arrivare intorno alle ore intorno ad ore 14, ad ore 2. Dico 14 perché qua è pomeriggio. Ecco, sono quasi pronto. Via, ho cliccato su Auto, è passato da RTL Return to Launch Auto. Ora andiamo fuori a vedere quello che sta succedendo. Io non ho radiocomando, non ho nulla, quindi la macchina deve atterrare e basta. Verifichiamo se la programmazione è corretta. Ora siamo contro sole, quindi non sarà facile vederlo bene. Sta facendo il sottovento, la virata in base in questo momento. Eccolo che sta arrivando. Ora è in finale. Potrebbe dare motore ogni tanto perché deve effettuare delle piccole correzioni per centrare perfettamente i waypoint. Bene, adesso dovrebbe leggermente spostarsi verso il centro della pista, eccolo qua. Un po' di motore, perfetto. Ok, io mi sono messo sul punto che secondo me doveva atterrare. Guardate, come linea. Bene, direi che la macchina ha fatto esattamente quello che doveva fare. Mi raccomando, importante, non provate questa procedura se non siete assolutamente sicuri di quello che state facendo. Questa è una procedura di emergenza da utilizzare solo in casi estremi. Io ve l'ho voluta dimostrare perché essendo il lead tester di questo software, so che cosa faccio, mi assumo dei rischi, ma anch'io l'ho fatta solo per voi. Non la rifarò mai più, solo in caso di emergenza. Grazie a tutti per l'attenzione. Un arrivederci da Marco.